dopo anni di abbandono, un pellegrinaggio a rievocare la memoria di una vita trascorsa fra le altre in segreto. Solo oggi sappiamo come si consumò silenziosamente la sua tragedia, con la sola compagnia dei suoi fantasmi, in un estenuante sforzo di comunicare con gli altri, chiuso oltre quella soglia. Le fantasie fervide dell'uomo che solo da poco abbiamo imparato a conoscere e ad amare, un fiume di parole, di immagini, nacquero qui. Nacquero qui i suoi personaggi, ironici, dolorosi, grotteschi. Le trame realistiche o paradossali, un travolgente bagaglio di esperienza umana consegnato a noi, alla nostra meditazione, attraverso le pagine dei suoi romanzi. Credeva che fosse un cliente. Dove sono questi due? Due ha detto, vero? Due. Pensavo di non aver capito bene. Al telefono. Due in un colpo, fuori stagione. Era la suite 48. Tutti e due? Sì. Ah, due come? Eh? Maschi, femmine. O maschio e femmine. Sì, uomo e donna. Non li ho visti, sono montato di turno adesso. Ho trovato il biglietto. Hanno lo stesso cognome. Marito e moglie. Teldrick? Ambienti, sicuramente. Piero Del Vittoria, Lugano. Yeah. Che piano? Secondo, avverto che sta salendo. Ah, scusami papà, non avevo sentito entrare il dottore. Signorina, i miei rispetti. La figliola si è afferrata bene, eh? Ha afferrato benissimo, e anche lei è ammalata. Respiri? Basta. Padre e figlia. Mi avevano detto una coppia, e allora pensavo una doppia influenza, un doppio raffreddore. Capita tra marito e moglie. O magari un doppio imbarazzo di stomaco procurato a un festino. Un festino addirittura? No, eh. Non abbiamo avuto proprio il tempo di fare dei festini, io e Mimmina. Si giri, adesso si sdrai. Comunque, grazie. È molto raro nelle coppie trovare i medesimi disturbi di stomaco. Magari lei ha uno stomaco da struzzo e lui invece, il marito, tende all'ulcera e viceversa. Dottore, lei ancora non mi ha detto che cos'ho. Ah no, lei non ha niente, la diagnosi non è difficile, non c'è proprio di che preoccuparsi per bacco. Soltanto questo attacco reumatico che si manifesta in modo così acuto. Invece è più difficile la terapia, perché oggi la scienza dispone solo di analgesici efficaci, sì, efficacissimi, ma la malattia resta. Non abbiamo medicine che l'attacchino nella sua essenza, come direbbe un medico del Settecento. La ringrazio, dottore, ma ora mi farebbe un piacere se visitasse anche mia figlia. Certo, subito, per me. È molto simpatico il dottore. Com'è il suo nome? Vanetti. Vuole visitarmi qui? Beh, forse è meglio di no. Qui daremo disturbo al signore, il suo papà. Venga allora. Certo, permesso. Lei ha figli, dottore? Sì, sei. Come deve essere bello vivere in una famiglia così numerosa. Io sono figlia unica. Sì, ma anche una famiglia numerosa ha i suoi problemi. Dottore, vorrei sapere perché questa ragazza ha quelle linee di febbre. Sono 12 giorni che è stata operata l'appendice. Vedo, infatti. Operata qui a Lugano? No, a Ginevra. Ah. E appena arrivati l'altra sera, ci siamo messi tutte e due a letto. Per bacco, capisco. Una bella seccatura ammalarsi in albergo. Oh.
Chi è? Sono io, signorina. Eccomi. C'è un pacchetto per te. Grazie, Eugenia, grazie. Mimmina, chi è? L'Eugenia. E chi è l'Eugenia? La cameriera. Cosa voleva quest'ora? Ha portato le medicine, mandate dal dottore. Il chiacchierone micidiale. Come va il mio papà? Così. Non dormivi, vero? Non mi vegliavo. E il braccio? E la spalla? Vai a letto, non sei ammalata anche tu? Inauguriamo la caffettiera. Che ore sono? Presto. Non è l'ora per bere il caffè, Mimmina. Cosa importa l'ora? Tanto siamo ammalati tutti e due. E poi voglio provarla. Dove sarà la presa? Qua non c'è. Forse qua. Ah, eccola. In 3 minuti dovrebbe essere fatto. E la miscela ce l'hai messa? Certo. Credevi che me ne fossi dimenticata, eh? Vuoi convincermi di essere una brava donna di casa? Per ora mi sembra solo che fai un po' di confusione. Sai quando sono nata io? 3 giorni fa. Quando mi hai portata via da quel maledetto pensionato. Maledetto pensionato? Non te l'avevo mai sentito dire prima. Tanto sapevo che mi ci avresti lasciato lo stesso. Cosa te lo dicevo a fare? Oh, le tazzine, lo zucchero! Sei arrivata appena in tempo. Stava per uscire, sporcava tutta la sedia. Ah, accidenti! Poco per me, e anche per te. Va bene. Però ti piace dolce. Me ne sono accorta. Sì. Uno per me, se no ingrasso. Ma un altro va. Uno e due. Sai, ho fatto il conto. Da quando avevo 7 anni oggi, siamo stati insieme 500 ore. 21 giornate in tutto. Che te ne pare? Cos'è, un rimprovero? Un rimprovero? Ma no, che te ne pare del caffè? Ah, beh, ne ho bevuto dei migliori. Ma anche dei peggiori, se ti fa piacere. Certo che mi fa piacere. È il primo caffè che bevi fatto da me. Che bello avere da pensare a una persona che conta più di me. La mattina quando mi sveglio penso. Il mio papà è lì, in quella camera. Basta aprire quella porta e lo vedo. Ho l'impressione che anche Dio mi sia più vicino. Dio? Sì, tu non mi credi. Ma non c'è niente di strano. Voglio solo dire che mi sento più felice. È uno strano modo di mescolare Dio e caffè. Il zucchero. Ah, le medicine. È stato bravo il dottore. Così preoccupato per quel figlio eppure ha pensato a noi. Quale figlio? Ho sentito che ne ha 6. Uno è ritardato. A te non l'ha detto. A me sì. Gli ho dato anche dei consigli, me ne intendo io di queste cose. Ecco, queste sono le tue e questa è la mia. Prendila e mettiti a dormire. Anzi, misurati la febbre prima. Ma di là per bacco, il Saiani l'ha passata da un pezzo. Anche tu dici per bacco come il dottor Panetti. Deve essere un modo di dire della vostra generazione. Mettermi assieme col medico non è un complimento. Ma lui almeno è carne, ben nutrito. Tu sei così sciupato. Se mi tieni con te ci penso io a sorvegliarti. Fino a prova contraria dovrò io prendermi cura di te. Ma sei tu che fai il giornalista. Sei tu che sei sempre in viaggio. Mangi poco e lavori troppo. Che ne sai tu? Credi che non si veda? Posso toccarti la testa? Il mio papà. Giura che se hai bisogno di qualcosa chiami me e non la cameriera. Non sarei mica gelosa di quella. Come si chiama? Di Eugenia vuol dire. No, ma devo essere io a occuparmi di te. Finalmente abbiamo potuto fare 2 chiacchiere in pace. Però adesso mi è venuto il sonno.
Non guardare, sennò poi ti arrabbi. Ma è ancora troppo presto. Tanto lo so, sono sempre le solite lignette. Se questo vuol dire essere malati. Lascio la porta socchiusa, così ti sento subito. E invece chiudi, fammi il piacere. Non scordarti le basse insinuazioni. Cosa? Una supposta ogni 6 ore ti ha ordinato il dottor Vanetti. Oddio, menino, che spirito, le basse insinuazioni. Te lo trovi divertente? La signora Ritter lo diceva sempre quando a qualcuno venivano ordinate delle supposte. Ragazze, non scordatevi le basse insinuazioni. E Teresa, la mia amica, commentava. Lo so io di che basse insinuazioni avrebbe bisogno quella. Ma Memmina, che linguaggio è questo? Sei stato in un pensionato femminile o in una caserma? Ma dai, papà, cosa vuoi fare adesso? Il moralista. Senti, a parte gli scherzi, sei sicuro di farcela, metterti le supposte da solo? Ma vuoi lasciarmi in pace? Mimina! Mimina! Ho sentito un rumore. Cos'è successo? Ho chiuso la finestra. Sognavo, non so. Ho avuto una specie di incubo. Non sarei andato fuori in quelle condizioni al balcone. È stato solo un momento. Papà, posso farti una domanda? Fammela. Ti dispiace vivere rinchiuso qui dentro solo, con me? Beh, per il mio carattere, la solitudine è la condizione naturale. In secondo luogo, vivere è inesatto. Noi non viviamo qua, ci siamo solo di passaggio. Così spero almeno. Perché comincio a sentirmi meglio. Le supposte stanno funzionando. E in terzo luogo? In terzo luogo, ci sei tu. È la prima volta che sono veramente padre. Eh sì. E non mi sono mai sentito così in compagnia. Anzi, sarà meglio stabilire un modus vivendi fra noi due. Cioè? I pasti, per esempio. Mi piace mangiare da solo. Per me ormai è un'abitudine. Ciascuno nella propria camera, ti va? No, non mi va. Ma il papà sei tu. Io devo solo obbedire. Puoi anche discutere se vuoi. Ah, davvero? Posso? E allora discuterò, vedrai. Ma mi piace anche se mi dai degli ordini. Giuro che sono il padre meno adatto a farlo. Sei adatto, sei adatto. Però non mi hai ancora risposto. Ti dispiace o no startene qui da solo? Volevo dire senza la tua amica. Che ne sai della mia amica? Potrei non averne o averne più d'una. Ti dispiace o no? Sei testardo, accidenti. Tra noi due l'argomento è irrilevante. No comment. Devo disturbarti. Posso andare in bagno? Non te ne sei mai fatto un problema. Stanno arrivando. Stanno arrivando. Le mestruazioni, per bacco. Ecco, hai visto? Ho detto per bacco anch'io. Quando devi usare il bagno, chiuditi dentro. Lo faccio sempre. No, non lo fai mai. E ti assicuro che assistere alle tue funzioni è una cosa che esteticamente non mi va. Va bene. Se d'ora in poi dobbiamo vivere insieme, bisogna che io impari le tue abitudini, i tuoi gusti. Dimmele, sai, dimmele le cose che non ti piacciono di me.
così li correggo. Solo una bestia può mettersi con un ragazzo che potrebbe essere suo figlio. L'ha stregato. E adesso lui non dice che la vuole sposare. Non si è mai sentito al mondo una roba così, eh? Sposare? Ma quella donna non è sposata. Eugenia, lei ha detto che ha tre figli. Sì, tre figli c'ha, sparsi per il mondo. Uno in Italia, il più grande, che ha quasi 20 anni. Una ragazza al servizio a Losanna, chissà poi che servizio farà. È il più piccolo, in un orfanotrofio come un trovatello. Queste tre povere creature non lo sanno mica chi è il padre, perché neanche lei, la madre, lo sa, con tutti gli uomini che ha conosciuto. E lui, mio nipote, che guardi, per me è come un figlio, la vuole sposare. Può immaginare mia sorella, matta mi diventa quella, matta. Sono cose del destino. Cosa vuol farci, Eugenia? Cosa voglio farci? Lo so io cosa farci. Io non ho niente da perdere, glielo dico a mia sorella. Te ne libero io. Cioè, quella sporcacciona, non la rimpatriano. Mimina. Io faccio uno sproposito. Mi scusi un momento, Eugenia, torno subito. Ti sei portata il teatro in camera con quella lì? Ma di, ti diverti? Shh, non farti sentire, poveretta. Non è mica una cosa da divertirsi, è una disgrazia per lei, ha ragione. Ma tu hai sentito tutto. Non riesco neppure a leggere, urla come una pazza. Avrà finito, spero. Non hai comprensione. Ninnao, ninnao, questo pupo a chi lo do? Lo darò alla Befana che lo tiene una settimana. Lo darò al mago nero che lo tiene un anno intero. Lo darò al buon piano, Gesù piano! Che lo tiene un anno in più. Questa è la tortura, non un massaggio. Un compito molto difficile mi sono imposto. Farle da padre dopo tanti anni di lontananza e di stacco. Perché è fatta così questa figlia? Uno strano miscuglio di impudicizia e di innocenza, di provocazione assurda, anche se incosciente, di grande ostinazione e di totale disponibilità. Una cosa molto strana in lei, e che non so come interpretare, è l'assoluta mancanza di curiosità per sua madre. Vuole sapere delle mie eventuali amiche. Ma di sua madre non mi ha mai chiesto niente. Se l'è dimenticata. Eppure, quando Carla è morta, Maria Luisa, Mimina, come lei la chiamò sempre, aveva già 6 anni. Qualcosa della sua immagine deve essere rimasta dentro. Che fai, papà? Parli da solo? No, sto dettando al magnetofono. Ah, è così che lavori. Cos'è, un articolo? Sono degli appunti. Appunti su cosa? Beh, su un romanzo, magari. Lo sai che sono orgogliosa di te? Ho un papà così bravo. Non hai idea di come erano invidiose le mie compagne. Perfino Terese, che non si emoziona mai per niente. Quando arrivavi al pensionato erano tutte in subbuglio. Uno scrittore è una cosa romantica. Pensa un po'. Se mi vedessero su questa poltrona paralizzato dai reumatismi. Ma lo sai che non mi va questa tendenza che hai? Ogni volta che puoi ti butti giù. Perché non lo fermi quel coso? Perché incide anche la tua voce. Non voglio che incida la mia voce. Va bene. Cosa fai con quella roba lì in mano? Le pulizie, lasciale fare alla cameriera. Tanto per muovermi. Quando ho le mie cose, sono nervosa. Come tua madre che puliva l'argenteria. E chi è questa Teresa di cui parli tanto e non si emoziona facilmente? Posso prenderti la mano? No, perché le tue sono sporche di sidolo. Anche l'odore mi dà fastidio, è un intruglio velenoso. In certe cose sei più delicato di una donna. Teresa è una ragazza italiana, cioè i suoi erano italiani. Lei è nata in Svizzera. È più grande di me, ha 24 anni. Siamo state insieme tanto tempo. Adesso ha finito di studiare, lavora a Ginevra. Vive ancora lì con voi? Credevo fossero tutte studentesse al pensionato. Sì, la maggior parte. Con Teresa dormivamo nella stessa camera. Sapessi come le è dispiaciuto vedermi partire. E anche a me è dispiaciuto lasciarla. Io mi confidavo con lei e lei mi ha insegnato un mucchio di cose. Per esempio? Riguardo al sesso. È lei che mi ha spiegato tutto. Anche sulle mestruazioni, che ne sapevo io.
Va bene, c'è apparecchio qua? Sì, sì. Lasci, lasci, non si disturbi. Perché non vai a lavarti le mani, a disinfettarle magari? Come sei esagerato, per un po' di Sidol. Allora devo andare in camera mia a mangiare. Ti piace ubbidire, l'hai detto tu, no? Devo preparare nell'altra camera per la signorina. No, non importa, vada pure. Non si disturbi. Buon appetito. Grazie. Chissà quanto hai sofferto nella tua vita, papà. Hai assaggiato il vino? Ah, così l'idea del vino è stata tua. Per ripagarmi delle sofferenze della vita, eh? Che c'è? Il cagnolino ha fame! Senti, se vuoi mangiare di qua, per questa volta puoi venire, va bene? Guarda, lo vedi com'è grosso? Basta, cattiva, mi fai male! No! Aspetta, no. Ce n'è un altro qui! Ai! Stamattina volevi sapere degli uomini! Tu volevi raccontarmelo! Cos'è, un argomento buffo? Anzi, quando sono con un ragazzo che mi piace divento molto seria. Però ho una gran voglia di strusciarmici addosso. Te l'hanno fatta venire in molti questa voglia? Tre o quattro. Sì, sì, anche Albert, un tedeschino. Ma poi quando se ne vanno non ci penso più. Teresa, invece, se si prende una cotta è rovinata. Ah, per questo hai detto che sei più in gamba tu? Sì, certo. Cioè, sapresti controllarti meglio. Infatti, per me gli uomini non sono un problema, per lei sì. Io sono sicura che non mi innamorerò mai. Mai. A forza di strusciarti addosso, a qualcuno resterai appiccicata, vedrai. Non ci sperare. Vuoi lasciare stare la mia roba? Ho messo a posto in camera mia, metto un po' d'ordine qua. Stendhal, Lucrezio... Montaigne, sono tutti libri vecchissimi. Non ti farebbe male leggere qualcuno. Che bella pistola. Perché ce l'hai? È un oggetto che mi segue dai tempi della guerra. Ti segue, sei tu che te la porti dietro. Ah, fammi vedere la portatile. Com'è carina. Senti. Perché non mi detti? Faccio 200 battute al minuto, non è mica male. Così posso aiutarti quando lavori. Perché non prendi uno di quei libri o un romanzo? Ce ne sono anche dei moderni. E vattene a leggere in camera tua. Lasciami riposare, su. Ancora 5 minuti. Voglio conoscerti, papà. Voglio sapere tutto. È per questo che mi stai ispezionando, eh? Ne avremo del tempo. Mettiti il termometro piuttosto. Già fatto, le solite lignette. Ha una cosa, però, devi rispondermi. Eri più contento prima o sei più contento adesso, con me? Come sei perentoria. Vuoi sempre dividere il mondo a metà, sì o no, bianco o nero. Ma i sentimenti degli uomini non hanno confini così netti. I miei sì. Per esempio, Frau Ritter la odio. Te invece non ti odio. Ti amo. Ti voglio bene, si dice un padre. Devo fare la pipì. Chiudi la porta. Agli ordini, capo. E poi subito a letto, capito? Mi tratti sempre come una bambina. Prima la pipì e poi a letto. Sei peggio della signora Ritter. Thank you.
Mi tieni con te, papà. Cosa fai? Non ti darò fastidio. Grazie, papà. Hai avuto momenti di molta tristezza quando eri nel pensionato? Non molti. Povera bambina. La solitudine ti metteva tristezza. Posso essere triste anche in mezzo alla gente, se non c'è nessuno che mi interessa. Certo, ma è un'altra cosa. Quando eri piccola, avevi paura a dormire sola? Non mi ricordo. Mi addormentavo di colpo. Mimina, mi ridai il braccio? Assomigli molto, ma me la ricordi terribilmente. Chi sarà? Forse il dottor Vanetti. A quest'ora? Sei venuto ieri sera? No, si è impigliato la camicia. Chi è? La posta, signore. Un attimo! Avanti! Buongiorno. Buongiorno. Ecco, metta pure là. Qualcuno nel mondo si ricorda che noi esistiamo. Ancora male. Sì, abbastanza. Mi dispiace. Vediamo un po' che dobbiamo essere grati. Ah, ce n'è una anche per te. La leggiamo dopo, vieni a letto. Che ne dici delle mie meduse? Mi affliggono. Cosa dici, Mimmina, le tue meduse? Cosa sono? Parlo del mio seno. Il seno di tuo figlio. Ti dovrebbe interessare. Il fattorino ci ha lanciato un'occhiata. Ma non è sembrato molto convinto neanche lui. Vieni, in genere sarebbe meglio che ti esponessi di meno i fattorini. Per quel che c'è da vedere. È il mio problema. Ho preso anche delle pillole, ma non succede niente. Forse cambierà quando avrò un'attività sessuale. Ma cosa stai dicendo? Pensi di no. Therese mi ha detto che le aveva con le mie. Ma poi le si sono formate meglio con l'attività sessuale. Ah, è proprio lei. Non ecco dopo, non mi va adesso. Vieni o no? Ma lo sai che ore sono? E poi semmai è il tuo letto. Ieri sera mi hai assalito con un'azione di sorpresa, ma è stata la prima e l'ultima volta. Non ti riuscirà più di approfittare della mia debolezza. Mai più. Cosa vorrai, Therese? Ancora una delle tue solite prediche. Quanto scocci. Ma no, hai sentito male. Ti voglio bene.
antipatiche. Così si chiama Hilde. Ho letto solo la firma, te lo giuro. Ninnina, tu hai bisogno di un paio di schiaffoni. Ma che c'è di male? Io volevo solo... Tu non mi racconti mai niente di te. Insomma, ho torto, io hai ragione tu. Dillo, hai ragione tu. Papà, ma cosa ho fatto di male? Eri di là in bagno, volevo solo lavarti la schiena, tu non hai voluto. Sono restata qui, ho dato appena un'occhiata. Sono tua figlia, non una qualsiasi. Ho diritto di sapere, di conoscerti. Hai il diritto. Che cosa stai dicendo? Perdonami, papà, perdonami. Io ti voglio bene. Picchiami se vuoi, hai ragione tu. Picchiami. Mimmina, basta. Su, basta. Lasciami qui. La Mimmina non chiede altro. Stare vicino al suo papà. Piantala. Non fare il solito teatro, su. Piantala, dai. Sì, papà. La Mimmina farà quello che vuoi tu. Trovare. Teresa, la mia amica. Vedrai, ti piacerà. Ja, ich bin krank. Im Bett ins Hotel. Mit meine Tochter Mimmina. Herr Hilde, ich kann nicht wegfahren von Lugano. Auch meine Tochter Mimmina ist krank. Hilde, warum verstehst du nicht? Perché non hai bisogno che qualcuno ti voglia bene, mi ha detto stamattina. Così mi sorprende sempre un... When the general arrived to the barracks, he found the soldiers sleeping on... Senti, tu non ti fai mai il bagno. La signora Ritter non vi ha insegnato a lavarmi. Uffa, papà. Non posso, la passerina malata. Mm.
Non hai sentito che sta salendo? Su, avanti, copriti. Tanto mi devi visitare. Sono già pronta. Ti fai trovare così, mezza nuda. Arrivo, dottore! Avanti, avanti. Lo sa che l'aspettavo? Ero sicura che sarebbe venuta a trovarci oggi. Buongiorno, dottore. Chiedo scusa se non ho avvertito prima, ma mi sono trovato a passare di qui e ho detto bisogna che riveda i miei due ammalati. Grazie. Sì, ecco, posso permettere? Faccio, se non ne approfittavo subito, più tardi mi sarebbe stato impossibile. Ospedale, visite a domicilio, ambulatorio. Proprio una giornata terribile. Come va, come va? Benissimo, grazie. Sono contento. Vediamo, vediamo. Cominciamo da lei allora, signorina. La vuoi smettere? Maria Luisa, il dottore è venuto qui per noi, non fagli perdere tempo, su. Il vostro caso è veramente interessante perché valora una certa teoria che si sta facendo a strada oggi. Ne leggevo anche recentemente in una rivista medica. Sì, la complementarità biologica dei genitori coi figli, attestata del resto dai nei gruppi sanguigni. Ma a parte questo, più praticamente, voi siete nella sfortuna, fortunati. E sì, perbacco, vi assistete l'un'altra. Bravi, bravi. Bravi davvero, ma tutto ciò peraltro potrebbe anche condurre a uno stato di inerzia psicosomatica per cui gli organismi arrivano a una sorta di assuefazione che toglie loro ogni stimolo per superare lo stato patologico. Veniamo a noi, signorina. Più forte? Ecco. Come si chiama suo figlio, quello malato, poverino? Gino, Gino, sì. Stamattina sembrava più sereno. Mi ha anche sorriso. Ha dei momenti in cui è dolcissimo. A volte mi chiedo se non intuisce tutto. Mi chiami pure se ha bisogno, signorina. Sì, Eugenia, va bene. Ah, è qui, professore. Se vuol tornare dentro, io ho finito, sa. Grazie. Ma anche qui si sta abbastanza bene. E come vanno le smanie di suo nipote? Con quella vecchia? Ah, lei mi sta prendendo in giro, eh. Mo se sapesse come ci sto male io. Scherzo. Non mi permetterei mai. E mia figlia cosa sta facendo? Appena ho chiuso le finestre, si è alzata. È là che metti in ordine? Ma com'è brava quella figliola! L'avessi avuta io una figlia così? Grazie, grazie. Questa è Mimmina Chiarussa. Speriamo che il suo futuro compagno di letto abbia il sonno più duro del mio. Mi chiedo perché ho voluto fissare per sempre su questo nastro le manifestazioni sonore del suo sonno. Forse non solo per il piacere di conservare qualcosa di noi e degli altri, e anche la ragione della fotografia. No, non solo per questo. Semmai, in questo caso, per sottolineare con toni diversi, più divertiti, le scenette che si svolgono in questa camera, o addirittura su questo letto. Su questo letto
sono stato testimone di un fatto più traumatico. Mi sono svegliato all'alba perché accanto a me ho avvertito come un'inquietudine, una agitazione. Mia figlia era a occhi chiusi. Però, dopo un attimo, quello che stava accadendo, la cosa più normale di questo mondo del resto a quell'età, mi apparse evidente. Dentro mi è successo qualcosa che non so definire. Il sesso in me e negli altri non mi ha mai ossessionato. Ma mentre stavo lì, raggelato, accanto a mia figlia, che compiva su se stessa gesti istintivi, provavo una sensazione... Non è vero! Stavo dormendo, non me ne sono accorta! È stato un sogno, sei un bugiardo! Non mi odi! Mi odi! Non fare così, è assurdo. Prendere appunti una mia mania. Non c'era alcun rimprovero per te. Non mi vuoi bene, non mi vuoi bene. Sì, lo sai anche tu che ti voglio bene. Avanti, non comportarti come una bambina. Calmati. Mi studi come un insetto. Cerco solo di conoscerti. Ti creo solo problemi. Vattene, torna a bar, vai dalla tua Hilde, fai dove vuoi, farò a meno di te. Melvina. Io non ci resisto più, sai. Papà, papà, ti voglio bene, ti voglio bene, papà. Non devi farmi del male, non puoi trattarmi così. Oh, papà mio, papà. No, Melvina. Voglio solo te al mondo. Voglio solo te. No, Melvina, no. Papà, aiuto, aiuto qualcuno. Eugenia, Eugenia. Melvina, sono io, Teresa. Apri! Bimbina! 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 Sei tu, meno male! Aiutami, ti prego! Papà è svenuto! Sollevagli la testa! Vado a prendere dell'acqua! Come sta? Teresa, si è ripreso? Sì! Sì, si sta alzando! Bagno un asciugamano! Eccomi! Arrivo! Sono qua, papà! Ma cosa è successo? Ma non lo so! Deve essere scivolato! Forse ha battuto la testa sul marmo del camino. Strano modo di fare conoscenza io e lei. Bentornata. Hai visto chi è arrivata? Proprio adesso. È Teresa, papà. Come stai? Piccolo colpo di scena. Anche mio padre a volte sveniva. Una labilità di famiglia. Però si è ferito. C'è del sangue, deve aver battuto la testa. Oddio, la colpa è mia. Perdonami, papà. Sto benissimo. Sto benissimo. Vorrebbe distruggermi. Ma ci vuole altro per un tipo come me. Così lei è la grande amica di Maria Luisa. È arrivata al momento giusto. E questo? È caduto dal tavolo prima. È successo un vero disastro qui dentro oggi. Ah sì, grazie, grazie. Eh sì, oggi è stata proprio una giornata no. Adesso che c'è lei, speriamo che il segno cambi. Maria Luisa, che ne facciamo della tua amica? La invitiamo qui a cena, in camera da noi?
Sì, grazie papà. Mi sembra un'ottima idea. Tu che ne dici, Teresa? Come vuoi, sono qui per te. Avete una sigaretta? Ho dimenticato le mie in camera. Mi dispiace, noi non fumiamo. Non vi credevo così mal ridotti voi due. Mi sembra di essere capitata in un lazzaretto. Mi passa lo chef, per favore? Grazie. Sì, ci stiamo riprendendo faticosamente. Il fatto è che conoscerci io e mia figlia dopo una così lunga lontananza, è stato un trauma per tutti e due. Me ne sto rendendo conto. Senta, ci dovrebbe servire 3 coperti in camera. Ha un'aria un po' ironica lei. No, non si giustifica, ha perfettamente ragione. Le hanno già assegnato la stanza in albergo? Sì, sopra di voi. Cosa prevede il menù stasera? Ho un nome, fatemi fare bella figura, Le propongo di fare un cambio con la mia camera. Posso andare io di sopra, così voi due state vicine. Non lo dica neppure per scherzo. Perché? Parli piano. Se lei se ne va di sopra, darà un dolore terribile a Mimmina. Beh, sì, certo, anche il vino. Guido, ti va bene il solito vino? Sì, sì, benissimo. Tu te ne svegli, lo so. Hai perso anche questo vino? No. Allora va bene, mi raccomando, Grazie. Intanto che voi vi fate compagnia, io mi metto un po' in ordine. In onore di Teresa. Come si sente? Bene, bene, veramente. Non so neanche io cosa sia stato, ma mi è successo ancora. Un mancamento improvviso. Maria Luisa è molto contenta del suo arrivo, sa? Mi sembra già cambiata d'umore. Spero che si rimetta presto. Vorrei andare in giro, a spasso con lei. Certo, saremo alla fine di questa incredibile clausura. Francamente non ne posso più. Non credo che a Mimmina sia pesata molto questa clausura. Non ha fatto altro che pensare a suo papà in tutti questi anni. Tanto che mi ha fatto venire la curiosità di conoscerlo, questo famoso papà. Guido, vuoi venire di qua un momento? Cosa vuoi? Un momento solo, puoi venire. Mi scusi. Cosa fai? Mi dici in che giorno è morta la mamma? Ma che ti viene in mente? Cosa significa? Perché te ne stai qui? Di là c'è la tua amica, non si capisce perché tu debba sempre fare l'originale. Voglio saperlo. Devi dirmelo, ti prego, perché non me lo ricordo più. Quanti anni aveva la mamma quando è morta? 30 anni. Il doppio degli anni che ho io adesso. Non è un po' troppo forte? È tardi e non siamo soli in albergo. Scusami, se ti disturba lo vado a spegnere. No, no, mi piace. Ti piace? Perché ti ricorda la mamma? La mamma? Non capisco il collegamento. Perché è una musica dolce. E poi la mamma non suonava il pianoforte. Beh, non come Rubinstein, ma se la cavava. Spiegami, Mimmina, come mai questo ricordo improvviso della mamma? Abbiamo parlato così poco di lei. Pensavo di addolorarti perché credo che tu non l'abbia dimenticata. La mamma era spagnola, vero? Eri così piccola. A volte la sogno, però non riesco mai a vederla in faccia. Mi pare di averle un ricordo, in un giardino grande, pieno di fiori. Un bel giardino, a Buenos Aires lo avevamo. Il nonno col guinzaglio cominciò a picchiare il cane. Aveva un giornale in mano. Mi pare di vederlo. Era un uomo alto. Arriva la mamma di corsa e prende il cane in braccio per proteggerlo. Allora il nonno sgrida anche lei e la mamma si mette a piangere. È un quadretto molto verosimile, bambina mia. Non ti ricordi nient'altro di lei? No, non mi pare. Ma ci penso spesso. Davvero? Sì. A come è morta. Devo dirtelo. Che cosa? Io credo che l'abbia voluto lei.
Ce l'ha mandata apposta la sua automobile contro quel muro. Ma cosa dici? Fai un torto gravissimo a tua madre con idee di questo genere. Sono assurde. Non l'ho pensato mica adesso. È da tanto tempo che ne sono convinta. Ah, ne sei convinta? Certo, e chi te lo toglie più dalla testa? Se non abbiamo mai parlato prima d'ora, se neppure sai com'è accaduto. Devi sapere che Carla e io non eravamo soltanto marito e moglie. Eravamo anche amanti. Sei abbastanza grande per capire. Innamorati. Ma tu eri lontano da tanto tempo. Hai pensato anche a questo? Se proprio vuoi saperlo, stavo per tornare in quei giorni. E non ce l'hai più trovata. Forse ha voluto punirti. Punirmi? Ma che dici? Punirti della tua assenza. Tu non ci hai mai pensato che poteva essersi uccisa? Potevi chiedermi qualsiasi cosa di tua madre. Ho sempre sperato di poterne parlare con te un giorno. Com'era bella, piena di vita. Volevi sapere cosa ho pensato in quei giorni. Ho pensato di tutto. Ero disperato. Sì, anche che si fosse suicidata. Ho impiegato dei mesi per ripercorrere gli ultimi giorni della sua vita. Le sue ultime ore. Credimi, non ho trovato niente che potesse far pensare a quello che tu dici. Allora, ti piace? Sei bellissima. Ma non io, il vestito. Era di Anne-Marie. È rimasta incinta e non le stava più bene. Me l'ho rivenduto per una sciocchezza. Ho fatto un affare. Che piacere rivederla, signore. Ah, grazie. La signora non può uscire ancora? No, signorina, è mia figlia. Ah, certo, mi scusi. Ma vedrà che si rimetterà presto. Buona passeggiata, signore. Grazie. Senti, perché non ti alzi? Basta con ste febbrette, dovresti uscire all'aria aperta. Divertirti un po', trovarti un bel fidanzatino. No, non posso. Vai tu, vai pure. Va bene, vado, prima che ricominci a piovere. Ma dai, vieni anche tu, su. Vieni, ti aspetto. No, lui poi mi sgrida, devo ubbidire. Torno presto. Therese, se lo incontri, salutamelo. Oggi è la prima volta che è uscito. Va bene, ciao. Ciao. Saluti da Mimmina. Se l'aspettava che ci incontrassi. Di che umore era quando l'ho lasciata? Buono, mi è sembrato. Mimmina ha un bel carattere. Non credo di averla mai vista di cattivo umore. Eh sì, è vero. Ha un carattere abbastanza allegro, quasi vivace. Ma per me questo esperimento di convivenza si sta rivelando molto difficile. Un po' me lo sono immaginato quando mi ha scritto che eravate insieme, in due camere vicine comunicanti. Anche lei nel pensionato viveva in camera con Mimmina? Sì. Per un anno, ma non è la stessa cosa.
In che senso? Lei è un uomo, è il padre. Comunque creda che io con Mimmina ci stavo bene. Del resto non avrei mai condiviso la mia camera con lei se non fosse stato così. A quel tempo io lavoravo dentro il pensionato come assistente. E Mimmina studiava fuori. Ma le ore insieme erano molto piacevoli, ci facevamo certe risate. Mimmina sente molto la sua superiorità, la sua maturità. È normale, ho 8 anni di più. Ha un'adorazione per lei. Ce l'aveva. Adesso c'è lei. Mi permette un momento? Prego. Il telefono, per favore. Là dietro, signore. C'è Vittoria. La camera 41. Ciao, come stai? Bagno, sta costruita. Sono più tardi. Also, meine Damen und Herren, unsere wöchentliche Sendung kommen Sie mit mir. Mi ha riempito di raccomandazioni come la più premurosa delle mogli. Anche lei è stato premuroso a telefonarle. Facciamo una passeggiata? Ecco, sì, ci stavo pensando anch'io. Quant'è? 1,50. Sì, grazie. Oh, ma da 12 Jahren bin ich Witwe. Und ich wollte eigentlich nie wieder heiraten. Wollen Sie immer Lugano? Nein, nein, nein. Ich bin eigentlich nicht Süd. Oh, che bello! C'è la neve su! Ho sentito, dicono che c'è la neve su. E io sono vestita così leggera. Moriremo di freddo. Se lei vuole fare una passeggiata, io l'aspetto da qualche parte. Sto proprio gelando. Ho bisogno di riscaldare. No, no. Buttiamoci dentro al bar, per carità, con i miei reumatismi. Venga, venga. Se l'è portato con lei in vacanza. Ah, bella vacanza voleva farmi fare. Mario è solo una carta di riserva, sta lì, aspetta il suo turno. Se verrà mai. Se non lo ama, perché non se ne libera? Liberarmene? Che fretta c'è? Non si può mai sapere nella vita. Ha mai letto quegli annunci sui giornali? Cercasi segretaria di bella presenza. Sapesse quanti ne ho letti io. Sono di bella presenza, secondo lei? Anche troppo per una segretaria. Infatti, le ho sempre scartate certe offerte di lavoro. Cercavano solo la bella presenza, mica la segretaria. Ma meglio così. Sono una ragazza seria, responsabile, commendatore. Ho bisogno di lavorare, sono alla fame. Se c'è qualche straordinario da fare, non mi tiro indietro. Può contarci. Mi assume? Ha le mani gelate. Faccio le public relations in una banca. Molto svizzera come occupazione. Sapesse quanto ci ho messo per trovarla. Non è che sia proprio l'ideale. E se mi stancassi? C'è sempre Mario che aspetta il suo turno. Beh, detta così la cosa pare molto meschina. Forse lo è. Ho cercato l'amore. Ancora lo sto cercando, sa? Ma non l'ho mai trovato. Forse si può vivere anche senza amore. Lei non crede. Aspetta, non le piace? Il panorama, non lo vedo.
fa troppo freddo. Benché vicino a lei, forse più caldo qui che là dentro. Anche il ponce era appena tiepido. Oh. Ma non le faranno male tutti questi sbalzi di temperatura? Siamo al cantone che... Bello! Le piaccio? Proviamo a lei. Sta bene, un bel prete. Lo sa che una volta un prete si era innamorato di me? Bellissimo, giovane. Mi scusi. A Memmina dirà che è andato al cinema. Io tornerò dopo cena da una gita a Locarno. È meglio così. Guido. Non prende l'ascensore, signore. No, grazie. Salga a piedi. Buonanotte. Mimina, sei lì? Tormentarmi, ti mando per la tua strada. Mi dimetto da padre. Ci vedremo ogni 12 mesi, a Natale. Mi sono spiegato? Perché non mi capisci? Perché non mi credi? È impossibile portarlo ora al mare. Ho ricevuto poco fa una lettera dal mio direttore che mi ordina di rientrare a Bonn entro 4 giorni. Mi rendo conto, ma una soluzione si trova. Pensi cosa già la Riviera Ligure di questa stagione, un vero incanto. Io ci vado spesso in automobile coi miei figli durante il weekend. Sa, la conosco palmo a palmo. Ah già, dimenticavo. La sua figliola è proprio una cara ragazza. Mi ha invitato questa sera a cena in albergo con voi. Ah, bene. Lei non lo sapeva? No, ma ne sono felice. L'aspettiamo. Comunque un'altra aria, un altro clima sarebbe un coadiuvante notevolissimo. Prego. Grazie. Anche da un punto di vista psicologico, perché da un punto di vista medico sta meglio di lei e di me. È così giovane, benedetta lei. Monogamo, dottore. In che senso? Monogamo, sì. Ho scoperto di esserlo quando lei, mia moglie, mi ha lasciato per sempre, poverino. E da allora ha rispettato sempre la sua memoria? Scrupolosamente, sì. Oh mio Dio, e quanti anni sono? 7. 7? 7. Sì, lo so, lei è così giovane, esuberante, si meraviglia, ma
dopo aver passato tutta la vita con la stessa persona, condividendo con lei gioie, dolori, ogni cosa, quando ti viene a mancare, senti che è insostituibile. E dove la ritrovi una comunione simile, quella totale complementarità morale e anche fisica che si è creata in tanti anni? Altre donne possono attrarmi per un momento superficialmente, ma è l'illusione di un attimo. Quando poi le avvicino, niente. Non mi succede più niente. E all'illusione segue una delusione profonda e allora io rinuncio. Rinuncia? È commovente, dottore. Sa una cosa? Ho letto che c'è anche una razza di colombi monogama. Maria Luisa, il dottore appartiene alla specie dell'Homo sapiens, che non è affatto monogama. Non è mica un colombo il dottor Vanetti. Eh? Un colombaccio, semmai. No, non ci scherzi, dottore. Io la capisco perfettamente. Anzi, brindo alla sua monogamia. Ma adesso sono io che non ci capisco più niente. Non mi dica che anche lei è monogamo. Comunque, pur di bere ancora, sono pronta a fare qualsiasi brindisi. Sì. Io con l'anima alla monogamia. Oh, come tardi, ho ancora una visita da fare. Devo correre, anzi precipitarmi. Scusatemi davvero. Però ci vuole il bicchiere della staffa. Ma sì, il bicchiere della staffa. Ecco. Salute. Salute. Salute a lei, dottore. Viva. Evviva. Arrivederci, devo andare, scusate. No, quella è la mia camera, non è lì l'uscita, dottore. Papà, accompagna. Ah, sì, sarà me. No, corre, sono lucidissimo. Guarda. Per un bicchiere di vino in più. Ci mancherebbe altro, per farlo. Addio, fiori, quasi. Il melodramma italiano, bellissimo. Arrivederci. Arrivederci a tutti, carissimo. Ma lo sai che sono proprio stanca. Sarà meglio se te ne vai a letto anche tu. La mia borsetta. Salutamelo tu, tuo padre. Va bene, ciao. Buonanotte. Io trovo che è davvero molto simpatico il dottore, no? Sì, ma uno di questi giorni gli scoppieranno le vene a quell'omaccione con la sua monogamia. Te lo dico io. Senti, vuoi? Te le lascio. No, ho smesso. Non te ne sei accorta? Sì, ho notato che non hai fumato. Pensavo che fosse per tuo padre. Buonanotte. Ciao. Ciao. Addio, fiori tuoi. Rai, rai, rai. Sono le tue. Ah, grazie. Ti erano cadute ieri sera. Scusami per stanotte. E poi hai dormito? Ma che? Sei un po' pazza, a dire la verità. Perché cerco la tua amicizia? Ce l'hai già la mia amicizia. Non è vero. Non è facile per una ragazza come me conquistare l'attenzione, non solo la curiosità di uno come te.
Perché? Perché è il segno della vera amicizia. Il gioco non è un ritorno all'infanzia. Proprio per questo. Così noi facciamo il girotondo intorno agli alberi. Sai che non sono mai salita su un aereo? Papà, la giornata è stata lunga e triste. Sono stata sempre sola. Poi è venuto il dottore. Ma io pensavo sempre a te e tu non tornavi. Allora ti ho scritto questa lettera. Spesso vorrei scriverti. Torna presto, creatura mia. Cosa fai lì? L'hai letta. Sei arrabbiato. Perché mi hai scritto una lettera come questa? Quando mi scrivevi dal collegio erano lettere normali. Non mi piace che mi scrivi così. Perché non ci sento la Mimmina che conoscevo io. Una simpatica figliola, sempre allegra, scherzosa. Le espressioni che usi per me, anche affettuose, non sono giuste.
non si adattano a un padre. Perciò non mi vanno. Non mi piacciono per niente. La prossima volta cambierò la firma. Scriverò Teresa o magari Hilde. Così le gradirai. Ecco, questo è il tuo errore. Non puoi sostituirti alle altre donne. Lo capisci questo, sì o no? Tu vuoi bene alle altre. Ma che senso ha quello che dici? Io ti voglio bene, come una figlia. Moltissimo. Pensi che non sia mai andato con una donna? Con molte, alle quali ho anche voluto bene. E allora che c'entri tu? Ti dispiace se fumo? Non ti dà fastidio? No, no, fai pure. Figurati. Vorrei parlare un po' con te, da vecchie amiche come una volta. Mario ti ha lasciata? Eravate così legati, come mai? Chi ti ha detto che mi ha lasciata? Sono io che gli tengo le briglie molto lente. Sai, è meglio non essere troppo possessive con gli uomini. Una volta però mi hai detto... Stare con Mario è una cosa bellissima. Sì, me lo ricordo benissimo. Giuravi anche che non l'avresti mai lasciato. Intanto piagnucolavi perché le tue cose tardavano. Non esagerare, quando mai ho piagnucolato io? Era solo un falso allarme. Ti sei spaventata più tu di me. È più di un anno che sei con Mario, vero? Due per la precisione. I primi mesi non lo sapeva nessuno perché andavo così spesso a Zurigo. Io l'avevo immaginato. Tu non puoi nascondermi niente, Teresa. Ti conosco troppo bene. Ora ti chiedo soltanto una cosa. Non lo separare da me. Non parli più di Mario. Sai benissimo di chi parlo. Ma cosa stai dicendo? Chi può pensare di separare un padre da una figlia? Sei sincera, Teresa. Solo adesso ho imparato a voler bene. Prima non sapevo cosa voleva dire. Ero contenta quando mi veniva a trovare a Ginevra e passavamo qualche ora insieme. O i pochi giorni che mi portava con lui in vacanza. Ma adesso è diverso. Nessuno si deve mettere tra noi due. Tu ci devi lasciare stare. Ma io non ti capisco. Certo che vi lascio stare. E poi cosa significa che nessuno deve mettersi tra voi due? Tu sei sua figlia e basta. Pretendi che ti faccia da balia. Mi sembri un po' troppo cresciuta, Mimmina. E anche lui come può pensare soltanto a te? È un uomo. Sono fatti che non ti riguardano. Perché no? Siamo amiche. Tu adesso dovresti pensare soltanto una cosa, guarire e riprendere i tuoi studi, tornando magari a Ginevra. Ma mio padre lavora a Bonn, questo lo sai. E tu vorresti andare a vivere con lui? Ci vorresti andare tu a Bonn. C'è già una certa Hilde, se per caso non lo sapessi. Parli davvero come se avessi la febbre a 40. Dimmi una cosa stai dicendo, io a Bonn, tu sei matta, deliri. Ho solo 37 e mezzo, sono più lucida che mai, cara mia. Oggi con Mimmina non riesco a parlare. Vado a fare due passi. O torno da dove sono venuta. Lei cosa fa? Rimane inchiodato lì? Pensi di conquistarti il mio affetto con queste scene? Rispondimi! Perché mi tratti? Non vedi come soffro. Sei contento di vedermi soffrire? E credi che Dio sia contento? Sono tanti giorni che te lo voglio chiedere. Io voglio bene solo a te, ma non devo mostrarti. Devo fingere, anche se sono tua figlia. E tu che sei mio padre non puoi pensare solo a me. In nome di Dio, Mimmina. Ecco, proprio in nome di quel Dio che tu chiami così spesso in causa. Come faccio a pensare solo a te? E perché poi? Sei tu che rifiuti una tua vita fuori dalla mia. Guarda, guarda come ti sei comportata con la tua amica. Basta, non dirlo più. È lei che ti vuole portare via da me. Io mi fidavo. Era la mia amica, le volevo bene, ma adesso la odio, la odio.
certo, cosa posso fare? Partirò. Va bene, d'accordo. Ciao. La comitiva di olandesi che deve mangiare prima. Hanno il pullman alle 2 per la gita. Allora, cosa faccio, eh? Scendi le valigie della signora Schweitzer al quarto piano. E poi chiama Giovanni. Ho parlato col giornale. Devo proprio tornare a Bonn. Mimina l'hai salutata? Ci ho provato poco fa per telefono. Mi ha rimesso giù il ricevitore. Non l'ho mai vista così. Sono anche preoccupata, non so cosa fare per lei. Sinceramente non ne ho la minima idea neanch'io. Per fortuna Vanetti si sta dimostrando un vero amico. Ora è su con lei. Devo proprio andare. Mi puoi aspettare 5 minuti? Non vorrei più restare qui dentro. I raggi ultravioletti, l'aria salsoiodica, ma soprattutto la libertà dei pensieri, dei movimenti, le corse in riva al mare. Mi dai ascolto un attimo, Mimmina? Ti ha parlato il dottore? Sì, ho... Il suggerimento di mandarti al mare è suo, del dottor Vanetti. Lui stesso ti accompagnerà, è vero, dottore? Sì, Camolli, l'ho trovata lì la pensione. Vedrà. Una delle località più simpatiche e pittoresche della Riviera. Ci lascio anche 3 dei miei figli. Verrò a trovarvi una domenica sì e una no, signorina Maria Luisa. Intanto per qualche giorno, fino a quando partiamo, io, se vuole, le farò compagnia. Hai sentito, Mimmina? Maria Luisa? Sì, papà. Non c'è tutta questa urgenza, parto solo domani. Io devo andare a Bonn. L'hai vista anche tu la lettera che mi hanno spedito, sì o no? Ho telefonato adesso, insistono. Potrei addirittura mettermi nei guai se non torno. E io? Leggila e ti renderai conto anche tu che non mi invento niente. Sono dipendente io. Devi capire che questa è la realtà della mia esistenza, quindi anche della tua. Sono stato richiamato all'ordine, né più né meno. Esci adesso. Sì, vado fuori, anche perché non è che tu mi dia molta soddisfazione. Parlo e non mi ascolti nemmeno. Vada, non si preoccupi. Così potrò spiegare alla signorina il mio programma di cura, perché voglio vederla. Se preferi stare con lei, potevo prendere un taxi. Anch'io sto fuggendo, non te ne sei accorta? Non sai di che cosa sia capace Mimmina. I nostri tête-à-tête sono lo spettacolo più penoso di questo mondo. Non mi hai ancora dato il tuo indirizzo di Bonn. Non ho il coraggio di mentire troppo a Mimmina. E neppure alla donna che hai a Bonn. Perché giri di qua? Dove vai? Non ti ho chiesto di guidare solo per fare l'autista. Vuoi dire che sono nelle tue mani? Quello che mi affascina in te è la tua dolce ipocrisia. Non è molto. Ho capito che non si può chiedere tanto a un egoista debole come te. Nemmeno l'amicizia. Ti impegnerebbe troppo. Hai pensato che volessi strapparti alla tua Hilde, a tua figlia, al tuo lavoro, sconvolgere il tuo mondo, le tue abitudini. Forse sono stata un po' aggressiva. E hai avuto paura. Avanti, dammi il tuo indirizzo, se no ti cavo gli occhi. Questo è il mio. Non lo buttare, almeno per un po'. Mi rincresce proprio che anche la gelosia di Mimmina si sia messa tra me e il suo papà. Ogni ora che passa mi sei più cara. Ti ringrazio, almeno una volta me l'hai detto.
Senti, non avevo neppure infilato le mutandine. Avevo qualcosa in programma. L'ultimo addio su questa macchina. Ma ci siamo su questa macchina? No, così comincerai a credere alla mia amicizia. Scusami, anch'io ti sto complicando le cose. Sei già talmente nei guai. Ora ce ne andiamo alla stazione. Tu non entri nemmeno. Riprendi il tuo volante, giri la tua macchina, torni dalla tua mimmina e amen. No, ti prego. Sì, ma non ho sentito niente, mi ha chiamato la cameriera. Ah, ecco il padre. Signore, la prego, non vado di sopra. Perché? Sua figlia si è fatta male. Senta, signore, è inutile, non si allarmi, non è così grave. Signore, ma dove va? Certo, venga, l'accompagniamo noi. Bimbina, perché? Perché, bimbina? Per sbaglio! Ha preso in mano la rivoltella, per sbaglio! Ero a 315, ho sentito il colpo, mi sono spaventata, ma non ci ho pensato, poi ho sentito dei lamenti. Quando sono entrata nella stanza, era lì sopra il letto, c'era tanto sangue, lei chiamava! Chiamava! Chiamava? Chi chiamava? Non ho capito, non lo so. Dov'è? La voglio vedere. Non si può, non si può, la stanno preparando. Preparando? Eh sì, per l'intervento chirurgico. Stiamo aspettando il primario. Sì, ero stato con lei fino a un'ora prima, era normalissima. Abbiamo parlato di mio figlio. Sa, di Gino. Sì, sì. Lei si interessava molto alla sua malattia. Mi dica di questo intervento, che speranze ci sono? Mi cosa era? Prego, resti calmo. Secondo me non c'è nessun pericolo. Non pare che sia leso nessun organo. Vitale. Ecco, il primario. Professor Lutz. Ma io voglio parlargli. Avrò diritto di sapere cosa succede. Io... Te l'ho già detto io. Non c'è che da attendere.
quel tragico colpo di pistola. L'eco delle sue più segrete ossessioni si riverbera ancora fra queste mura. Come può nascere l'idea di porre fine alla propria vita? Per l'impossibilità di farsi capire, di farsi amare. Nel romanzo Un dramma borghese di Guido Morselli, dalle ultime righe si può dedurre che Mimì ha qualche probabilità di salvarsi. Non si salvò invece Guido, lo scrittore Guido Morselli, che morì suicida a Varese il 1 agosto 1973 nella disperata solitudine in cui aveva concepito le sue opere. Thank you.